Per la prima volta anche i professori andranno nelle aziende all'interno dei programmi di alternanza scuola-lavoro. L'iniziativa parte nei territori di Ascoli Piceno e di Fermo grazie a un progetto pilota nazionale che vede una prima adesione di circa 80 docenti. Pierpaolo Rivalta. Non solo gli studenti, ora anche docenti e dirigenti scolastici andranno in azienda. Si colma così un vuoto nel programma di alternanza scuola-lavoro, un dialogo stretto che porterà più formazione e competitività, garantendo le figure professionali richieste dal territorio. Oggi abbiamo chiamato questo progetto Alternanza 4.0, l'esempio più all'ordine del giorno è quello di Industria 4.0, quindi fabbriche intelligenti in cui internet diventa un internet delle cose, in cui i sistemi delle le imprese dialogano con il web e con le persone in maniera continuativa. Riflettere il contesto locale vuol dire conoscerlo, per conoscerlo vuol dire andare nel territorio e quindi, per quanto riguarda i docenti, andare anche nel sistema produttivo, nelle aziende, nelle fabbriche. Conoscendo il territorio io posso realizzare poi un programma di offerta formativa che sia effettivamente il riflesso del contesto territoriale. Tutto questo grazie ad un progetto pilota a livello nazionale promosso da Confindustria Centro Adriatico con l'impegno del Comitato della Piccola Industria e dell'Ufficio Scolastico Regionale. Si parte subito, una dozzina le industrie ascolane fermane coinvolte, una ventina gli istituti e i licei. Secondo il World Economic Forum, il 65% dei bambini, oggi alle elementari, farà lavori che ancora non esistono. Un dato per capire quanto scuola e lavoro debbano essere connessi. Nei prossimi anni il 50% anche più dei lavori attuali verranno spazzati via e verranno nuove attività, nuovi lavori, nuove figure professionali che Impresa 4.0 richiede. E quindi ecco che questo incontro di oggi, secondo noi, è di estremo valore perché mettiamo in condizione sia la scuola che l'impresa di togliersi gli alibi di dosso e di ragionare in maniera univoca tutti e due verso un fine ben preciso.